Rondine è una realtà piccola, però siamo saldamente ancorati a quest'idea che l'umano non è più umano se si lascia prendere dall'odio. Con l'odio nasce ogni cosa peggiore. Non poteva che arrivare un messaggio di pace da Rondine, la cittadella sull'Arno, alle porte di Arezzo, alla quale Liliana Segre ha lasciato l'eredità della sua ultima testimonianza pubblica e dove israeliani e palestinesi hanno scelto di convivere, mettendo in comune il dolore e provando a trasformarlo in opportunità. Noi abbiamo circa 8 studenti che vengono da questi luoghi e altri 40 che sono passati da Rondine e stanno vivendo questo tormento sia in Israele che in Palestina. Il clima è lacerato, profondamente dolente, e qui vivono tutta l'angoscia insieme agli altri amici che vengono dagli altri luoghi di guerra, però c'è la speranza perché questi giovani meravigliosi e coraggiosi non si arrendono alla logica dell'odio. Tengono botta, come si dice, tengono la relazione, capiscono che dall'altra parte non c'è un nemico, ma c'è un uomo, c'è una persona, c'è una donna, ci sono persone dolenti e questo raccontarsi il dolore e condividerlo genera la speranza, perché capiscono che lasciarsi prendere dall'odio porta solo altra distruzione. È proprio a Rondine il vescovo Andrea Migliavacca ha portato 200 giovani di fronte ai ragazzi dello studentato, un incontro dopo la giornata mondiale della gioventù, ma anche una carezza a chi dall'Arno segue la guerra di casa sua. E siamo qui come giovani, insieme ad altri giovani che vengono da altri paesi del mondo e da luoghi di guerra, per dire che noi crediamo nella fraternità e che noi vogliamo costruire un mondo di pace, che noi come giovani chiediamo la pace. E voi, giovani, dovete gridarlo. Rondine, dove noi siamo oggi, ci dice che è possibile, che è una utopia possibile, che un mondo di pace si può costruire cominciando a vivere in pace noi, con tutti quelli che abbiamo accanto a noi nella vita e anche cercando altri per fare e per vivere la pace.